Ciao ragazzi, allora oggi sull'onda della mia pazzia improvvisiamo un po' un videino. Vi dico qualcosa, non so cosa, vediamo. Partiamo dal tema di Pirati dei Caraibi, il film. Quindi ho questa idea in testa, Pirati dei Caraibi, quindi pirati. Prendo la chitarra a 12 corde, perché la chitarra a 12 corde, dovete sapere, è un erede della chitarra antica. Cosa significa questo? Significa che la chitarra rinascimentale e anche la chitarra barocca, quindi fino a tutta la prima metà del 1700, la chitarra montava corde doppie. Andate a vedere il mio video La chitarra dei pirati, dove spiego appunto un po' di cose sulla chitarra barocca. Quindi, se voi aveste la possibilità con la macchina del tempo di catapultarvi nel passato, in particolare nel 1623, su una nave pirata, sulla nave del capitano Kidd, che cosa succede? Trovereste molto probabilmente uno strumento musicale che facilmente sarà una chitarra, perché è strumento anche popolare, poco costoso e di facile trasportabilità, adatto al canto e adatto anche al ballo, all'accompagnamento del canto e del ballo. E questa chitarra sicuramente la trovereste con le corde doppie, quindi la 12 corde mi ricollega un po' a quell'ambiente lì, anche come suono. La prima cosa che potete fare è cercarvi la melodia. L'originale è in re minore, noi lo facciamo in la minore, tanto possiamo fare qualsiasi cosa che siamo pazzi. E la mia chitarra è accordata a mezzo tono sotto, giusto per rendervi la vita un pochino più facile se volete venirmi dietro. La prima cosa che potete fare è cercarvi la melodia. La melodia, che potete farvela anche stoppata, che ci riporta anche subito gli accordi, la minore, du, 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 fa, mi, fa, do, sol, fa, la, fa, re, fa, 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 la. Ritmo a un tre quarti, che se ne parla sempre poco del tre quarti. Sarebbe, il metro sarebbe 1, 2, 3, pom, pam, para, pam, pam, para, pam. Potremmo aggiungere gli ottavi e potrebbe poi diventare un ibrido col 6 ottavi, diventa un tempo binario. Qui c'è un'emiolia in mezzo, cioè dove da tempo binario vado in tempo ternario, dentro un tempo binario metto un cambio di metro, un metro ternario, cioè su mettere un tempo in tre, una battuta in tre o due battute in tre su un tempo in due. Quella è l'emiolia, anche questa deriva da Gaspar Sanz, da Santiago de Murcia e tutti gli autori barocchi, no? Sai che faccio? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Vado da un tempo in due in sei ottavi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Questo è un tempo in due, no? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
questo cambio di tempo? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, quindi 1, 2, 1. Anche un po' legnolia, da un tempo binario su un tempo binario metto un tempo ternario, il 6 ottavi in realtà è un 2 quarti, ragazzi, 6 ottavi è un tempo composto del 2 quarti, quindi un tempo binario su cui metto un 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, pam, pam, pam. Possiamo giocare anche su questa cosa qua. Lo step successivo, avete capito la melodia. Potete mettere, avete capito gli accordi, potete metterli anche un po' insieme. Le ritmiche, pensiamo un po' alla ritmica, quindi serve anche questa ritmica. E mettere che devi stoppare. Questo pezzo non me lo ricordo come. Mescolare melodia, melodia con gli accordi, il discorso del tempo in 2, 6 ottavi e il tempo in 3, 3 quarti mi porta ai Tarantos, alle Tarantos di De Murcia, al Canario di Gaspar Sanz, e quindi la tarantella mi ci esce dentro. Il tempo in 2, 1, 3, 1, 3, ta, qui è ta 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 ta. Ecco la lemiola. Tatti ti tatti ti tatti. Questo è il tempo in 2, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3. Senti che conto 1, 2, 3, ma batto solo sull'1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pam, 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 pam. E questo è il 3. Cioè, tempo in 2. Tempo in 3.
Gioco fra 3, 2 e Miolia, melodia. Chitarra barocca, ci ho messo dentro pure la chitarra battente calabrese. Tarantella, questo tipo di suoni mi riporta un po'. Oppure con le triadi anche. Minore, fa, do minore, la, fa, fa, do, sol, la. Quindi basta, abbiamo visto un po' di cose, melodia, accordi, può essere un tre quarti. Già tu, già già tu, già già tu, con sei ottavi. Melodia, accordi insieme. In stile chitarra disagio. Origine della chitarra 12 corde, quindi chitarra barocca. Il Tarantos di Santiago de Murcia di Gaspar Sanz. Tarantella e la chitarra battente. Boh, così, un video un po' inventato, ragazzi, non lo so cosa è uscito. Non lo vedo nemmeno, lo monto, lo metto sul telefono e ve lo carico. Ciao ragazzi, sempre più pazzi, mi raccomando.